Dall'Alcamo il santuario di Maria Santissima dei Miracoli, patrona cittadina, è proprio sede di un concerto organizzato con l'Istituto Vito Fatzelmaier, padre Benedetto Cottone, rettore del santuario, che ha accolto di buon grado questa iniziativa. Io sono messo a disposizione ciò che di più sacro abbiamo nella nostra terra di Alcamo. Anche il preside l'ha espresso in qualche messaggio che mi ha scritto, perché qui Maria Santissima ha voluto farsi presente attraverso i suoi miracoli che ha compiuto per ridare forza, energia, speranza al popolo alcamese, allora piagato dalla miseria, piagato dall'occupazione, piagato dalla peste e così via. Quindi Maria è intervenuta per dire al popolo alcamese che era presente e che non li avrebbe mai abbandonati. Così gli alcamesi da quel momento in poi, fino ad oggi, grazie a Dio, rendono omaggio a questa immagine che un autore alcamese del 1800 e qualcosa dice: io ho visto tante figure di Madonne nel mondo girando, ma quella più bella per me rimane Maria Santissima dei Miracoli. Non sappiamo chi l'ha dipinta e così via, non sarà un Raffaello, non sarà questo, non sarà quell'altro, però questa figura mi attira perché mi guarda e si innamora di me e io di lui. E quindi io ringrazio il preside Vito Piccichè e il maestro Tonino Tarnatu, ecco, per questo momento di preghiera e di ascolto che ci permetterà sempre di entrare di più nel mistero che stiamo celebrando, il mistero più grande per la vita dell'uomo, se vuole viverla in pienezza e senza quei turbamenti che tante volte la vita ci prende per vari motivi. Si sta per iniziare, un commento brevissimo da parte del dirigente scolastico Vito Emilio Piccichè. Un ringraziamento a Padre Cottone che ci ha aperto le porte del santuario. Non aggiungo altro a quello che ha detto Padre Cottone, perché c'è poco da ulteriormente dire. Ecco, noi siamo veramente contenti di essere qua, fare questa intervista poi avendo tutta l'orchestra, il coro dietro che ascoltano così silenziosi e assorti, francamente li guardavo e mi ha fatto effetto positivamente. Quindi ringrazio tutti quanti, i coristi, i professori, i ragazzi, perché questa è una bellissima squadra e quindi cercheremo di dare il meglio oggi, visto che siamo in una situazione anche un po' difficile nel mondo, e quindi la nostra musica per Padre Cottone e per chi crede nella nostra preghiera oggi viene fatta soprattutto per la pace nel mondo, se mi posso permettere, Padre Benedetto. Quindi il direttore è il maestro Tonino Tarnatu, che ringrazio tantissimo, e ringrazio tutti quanti e anche te che sei sempre disponibile quando ci sono queste cose. Non per caso questo è un concerto di Pasqua, maestro. Questa volta abbiamo l'orchestra d'archi, che è composta da 15 elementi circa ed è fatta interamente con i nostri ragazzi e i docenti che con tanto amore seguono i nostri ragazzi. Devo dire che oltre all'orchestra partecipa anche il coro, che è fatto oltre dai docenti e dai ragazzi, i nostri alunni, ma anche è aperto alla cittadinanza, per cui diversi cittadini di Alcamo partecipano al nostro coro. Inoltre volevo anche sottolineare che il nostro concerto è molto ricco per quanto riguarda il repertorio, che se dovessi fare un collegamento così storico parte dall'undicesimo secolo per arrivare al Novecento. Ringrazio molto il parroco, ringrazio il dirigente scolastico, tutti i colleghi che hanno
contribuito per preparare questo concerto. Ringrazio tutti i ragazzi e anche tutti i partecipanti da esterno del nostro coro. Ebbene, grazie a lei, così come spero possano ringraziarla chi ascolta questo concerto. Lei in questi anni ha avuto modo, lo dico questo per concludere, di essere, insomma, di porre le sue radici anche in questo territorio di Alcamo. Lei è originario di dove esattamente? No, io sono originario albanese, vivo da tanti anni in Sicilia e da 10 anni insegno al liceo Vito Fazio Olmaier. Complimenti, allora spazio adesso, ascoltiamo questo concerto e la musica di questi ragazzi.